Una situazione ormai pesante e per certi versi insostenibile per consumatori ed aziende, i rincari delle bollette di luce e gas stanno abbattendosi come un vero e proprio tsunami sul portafoglio degli italiani. In un anno la luce è più che raddoppiata per i nuclei familiari, mentre tutte le aziende vivono in un costante allarme per il caro energia che rischia di fermare filiere produttive e attività commerciali. A confermare la situazione di estremo allarme è l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia e il gas. I prezzi delle bollette nel primo trimestre del 2022 rispetto all'anno precedente sono aumentati del 94% per il gas e del 131% per la luce. Nonostante gli interventi finora effettuati dal governo, la situazione appare estremamente preoccupante. Ora si attende un nuovo incisivo intervento da parte dell'esecutivo, che dovrebbe essere preso venerdì prossimo nel Consiglio dei Ministri. I rincari record di luce e gas impongono soluzioni strutturali. Occorre spostare sulla fiscalità generale gli oneri generali di sistema, ridurre l'IVA al 4% come per i beni di prima necessità, innalzare la soglia ISEE del bonus sociale e favorire lo sviluppo delle comunità energetiche.